Proseguiamo con la provincia di Milano. Abbiamo in collegamento l'Istituto Comprensivo Paolo Frisi. Il loro progetto è intitolato Tinkering, Making and Coding. Vediamo il loro video. Grazie alla provincia di Milano, lascio la parola agli studenti per i 2 minuti di presentazione. Buongiorno. Buongiorno, questo laboratorio è stato per me un'esperienza imperdibile. Oltre a quello che appare nel video, abbiamo creato musica e i nostri giochi elettronici. Abbiamo imparato molte cose, proprio come si impara ora, con i tutorial video della prof, osservando degli esempi pronti, provando e riprovando e aiutandoci tra compagni. Chi riusciva aiutava gli altri. È come facciamo per i videogiochi o come fa il papà quando c'è da aggiustare qualcosa in casa. Guardiamo tutorial, osserviamo esempi online, scambiamo aiuti e proviamo finché non riusciamo. Inizialmente abbiamo seguito istruzioni e copiato modelli. Poi abbiamo creato progetti nostri con l'aiuto della prof, che ci trovava i materiali raccolti da scarti, costruendo persino gli attrezzi. Abbiamo creato il modello, la parte meccanica, elettrica ed elettronica, il programma per Microbit. Abbiamo capito come funzionano tanti oggetti attorno a noi e abbiamo provato a creare giochi nostri. Tra i progetti creati da noi c'è un flipper con contapunti automatico. Un calcetto, una macchina alternativa che si ferma agli ostacoli. Giochi come la ruota della fortuna, eccetera.
Io personalmente ho preso spunto da due progetti iniziali, una mano meccanica e un braccio funzionamento idraulico, creando degli artigli retrattili, e ho provato molti programmi per la scheda Microbit. Abbiamo sperimentato tutto, dalla meccanica ai progetti elettrici, all'elettronica e alla programmazione, e persino ho suonato frutta. Infine, ci siamo focalizzati su quello che ci piaceva di più, chi sulla parte meccanica ed elettrica, chi al disegno 3D, chi sulla programmazione. Qualcuno di noi è rimasto sbalordito per ciò che è riuscito a costruire, e alla festa di Natale anche i genitori e gli altri prof sono rimasti sorpresi e si sono divertiti molto a giocare con le nostre creazioni. Spero di poter fare anche l'anno prossimo questo laboratorio perché mi è piaciuto molto e ho scoperto la mia passione per la programmazione. Benissimo. La parola alla giuria. Io volevo un esempio di strumento realizzato, di attrezzo realizzato da voi. Qual è stata la cosa più difficile? Allora, secondo me la cosa che è stata più difficile è stata il flipper. Perché l'ha Come mai? progettato tutto. Allora, perché aveva tante parti elettroniche, comunque era anche progettato inizialmente da soltanto una scatola che poi c'è da mettere dentro tutti i pezzi, tutti i vari ostacoli, le molle, gli elastici e poi comunque programmare anche il micro, vabbè, quello lì. Posso chiedere una cosa? Abbiamo visto nel video tantissime cose che avete realizzato, veramente tante, no? Tutte anche molto divertenti, si vede fatte con grande. Ma come siete arrivati a scegliere le cose che volevate realizzare? Abbiamo viste tante, insomma, questo processo com'è andato? Insomma, avete iniziato ponendovi degli obiettivi oppure siete andati un po' così alla scoperta? Allora, inizialmente abbiamo iniziato dalla meccanica e poi abbiamo iniziato a introdurre anche l'elettronica. E poi per i progetti non c'è stato precisamente un ordine, siamo soltanto andati dalla meccanica all'elettronica, alla programmazione. Grazie. Ognuno ha scoperto la propria attitudine e passione, attitudine, quello che lo attirava di più. Grazie all'Istituto Comprensivo Paolo Frisi, al loro progetto. Bravissimi ragazzi, non vorrei davvero essere nei panni della giuria, anche queste frasi sembrano frasi sempre retoriche, ma è vero, io sto guardando i progetti insieme a voi e molte volte non saprei nemmeno da dove partire, forse potrei limitarmi a fare da supporto, forse a passare gli strumenti. Complimenti davvero, abbiamo in collegamento gli studenti Luca Pecora e Christian Staltari e la docente Alessandra Battistelli.